Buongiorno a tutti, mi chiamo Massimo La Rosa, sono il delegato di Terdesom Italia in Birmania. Lavoro principalmente a Yangon e al momento con questa organizzazione, con l'ONG Terdesom, stiamo gestendo dei progetti nel campo della potabilizzazione dell'acqua e dell'igiene in una zona centrale del paese. La dry zone, la zona arida, a circa 800 km dalla capitale. L'intervento finora ha previsto come beneficiari circa 66.000 persone, di questi più del 40% hanno un'età inferiore ai 15 anni. Così come l'obiettivo della stessa organizzazione, i bambini e le categorie di beneficiari vulnerabili sono coloro che sono principalmente alla nostra attenzione. Effettivamente cosa abbiamo fatto in questi anni? Sono circa 3 anni in cui abbiamo ricevuto fondi dall'Unione Europea e dalla raccolta dei fondi privati dell'organizzazione per riabilitare o costruire bacini di acqua, per costruire latrine e per sensibilizzare la popolazione a migliorare ogni forma di trattamento per bere l'acqua che poi è quella che dovrebbe essere potabile. Parliamo di un'area in cui c'è un'altissima percentuale di mortalità e morbidità nell'età infantile sotto i 5 anni e sono ancora troppo poche le organizzazioni coinvolte per cercare di combattere e supportare questa problematica. Le principali malattie che sono legate a questo tipo di intervento che cerca di supportare sono quelle delle waterborne disease, le malattie legate alle infezioni dell'acqua. Per essere pratici e realisti, i bambini soffrono troppo spesso di malattie come la diarrea, la dissenteria, le malattie respiratorie e questo purtroppo in forma cronica, non è soltanto un caso. Gli interventi portati avanti finora, quelli che sono in programmazione, sono proprio destinati a ridurre questo tipo di problematiche. E poi il problema della malnutrizione si sente? La malnutrizione insieme alle malattie dell'acqua sono l'altro grande problema della dry zone. Parliamo, giusto per dare un'idea, di un territorio in cui il reddito medio di una famiglia è molto inferiore di 20 centesimi di euro al giorno, in cui il territorio con scarsissime risorse idriche non favorisce di certo anche l'agricoltura. Recenti studi effettuati nella regione, grazie anche al contributo di un medico italiano che ha partecipato ad una missione, dimostrano che la malnutrizione nei bambini è tra il 30 e il 40%, cronica, quindi ancora una volta ci troviamo di fronte a dei problemi, legati, alla scarsità di acqua e di cibo, ma anche a delle abitudini alimentari che nelle popolazioni più povere, non sono finora Sono difficili da sono cambiare. difficili da cambiare, sono non impossibili ma estremamente difficili, sì. E da questo punto di vista quindi il lavoro che ora stiamo soltanto pianificando dovrà essere la base di un intervento pluriennale. Sappiamo che per gli interventi di sviluppo ci deve essere un intervento minimo di 3 o 5 anni per vedere i primi risultati di un cambiamento legato ad un'abitudine, che è quella, di famiglie che vivono al momento lontano da ogni forma di comunicazione. E ancora una volta l'isolamento, la mancanza di assistenza sanitaria e le scarse risorse per quel che riguarda, il livello qualitativo delle infrastrutture, delle scuole, hanno portato
queste persone a vivere in condizioni particolarmente difficili. Ci puoi raccontare magari una storia, diciamo, di successo del nostro progetto per il cambiamento, diciamo, culturale riguardo alle abitudini igieniche della popolazione che è appunto coinvolta nei nostri progetti? Sì, mi vengono in mente due esperienze che ho vissuto andando a monitorare di tanto in tanto il progetto. Una è stata quella di vedere i nostri colleghi birmani che all'interno di una scuola birmana hanno potuto, grazie al contributo con gli insegnanti del posto, inserire dei corsi per la promozione dell'igiene nelle scuole elementari. E quindi questi bambini che cantando imparavano a capire quali sono dei comportamenti estremamente semplici ma utili, se consideriamo che la pulizia del lavaggio delle mani da sola riduce del 40% l'infezione per l'igiene. E quindi quando ci rivolgiamo a dei bambini molto piccoli è molto importante essere semplici e chiari nel messaggio che vogliamo diffondere. E quindi vedere questa realtà è stato estremamente utile e motivante per il lavoro che facciamo. E un altro caso è quando incontrai un uomo davanti ad uno dei bacini che avevamo ricostruito. Questo bacino era pieno d'acqua, da poco era finita la stagione delle piogge, e quest'uomo ci raccontava che in passato lui decideva di volta in volta se trattare l'acqua, quindi se cercando di migliorare la potabilizzazione in base al colore che dalla superficie vedeva di questo stagno. E quindi senza alcun tipo di criterio, chiamiamolo scientifico, nel capire del perché l'acqua raccolta dallo stagno deve essere trattata tutte le volte. E diversi mesi dopo abbiamo rincontrato questa persona, non lui direttamente, ma dei suoi familiari che avevano a casa loro il kit che noi forniamo per il trattamento dell'acqua, e i suoi familiari più giovani di lui sapevano e avevano avuto la capacità di raccontarci quello che doveva essere fatto, i principali passaggi per trattare l'acqua. E questo è stato secondo noi un esempio importante in cui ancora una volta, grazie all'aiuto dei più giovani, possiamo provare di insegnare magari alle persone che sono quelle più difficili a cambiare le loro abitudini che qualcosa può essere ancora fatto. Interessante, grazie. Grazie a voi.